dagli anni 30. Mussolini l'ha fatto uguale quando... E che problemi crea la chiusura adesso? Allora vieni con me in macchina, ti faccio fare il giro della strada in macchina, poi ti faccio arrivare all'una di notte i turisti qua e devono ritornare indietro e poi vediamo cosa succede. Io sfido qualcuno di voi, noi di Aghero, che siamo abituati a camminare strade bianche, al secondo giorno non ci viene più qua. Il turista al primo giorno se ne va già via. Questa è la realtà di perché aquí. Oltre a questo ponte ci sono no, bed and c'è break. Una strada bianca. No, dico, ci sono bed and breakfast. Sì, io c'ho un agriturismo, c'ho. E i turisti vanno via, già non c'è nessuno e i turisti vanno via. Strada bianca, ci sono tante famiglie, ci sono una quarantina di famiglie. Ci sono tante abitano. Famiglie che vivono. Io voglio vedere l'ambulanza dove passa la notte, che giro fa. Qual è il giro alternativo che dovete fare? Tancafarra. O Tancafarra o Ruda. Oppure Malamorra. Quindi arrivare alla strada di Sella e Mosca. Arrivare a Sella e Mosca e poi farti 4 km di strada bianca. Oppure Rudas, che sono a doppi di chilometri, facciamo sì, e questi ultimi anni cosa è stato fatto per questo ponte? In questi ultimi anni cosa è stato fatto? Niente, è stato trascurato nel 2017 una prova di carico è stato tutto e non l'hanno chiuso, però è rimasto aperto e aperto l'hanno lasciato. Adesso forse si erano dimenticati, come dovevano fare tutti gli anni, non l'hanno fatto, si erano dimenticati. L'hanno chiuso prima di fare le prove di carico, perché uno ha detto, uno non so chi, qualcuno ha detto, quel ponte è pericoloso, tac, chiudiamo. Come la prima volta i Barancini è passato, e questo è pericoloso, dai, ha scritto la lettera, bloccato subito, per 3 mesi siamo stati fuori contemporaneamente. E poi l'hanno riaperto, no, e siamo andati sempre così, però da parte, non so mai finanziariamente di poterlo... Adesso da quanto tempo è chiuso? È un mesetto pure. Più di un mese e mezzo pure. No, mese e mezzo. Va bene, mettiamo un mese. Quello un mese e 5 giorni. E che cosa serve? Il collaudo è stato fatto. Che cosa? Hanno fatto le prove di carico, mi c'è la documentazione. Le hanno fatte? Sì, le hanno fatte. E allora qual è il problema? E poi dice non è del tutto negativo, non è del tutto negativo. Però dice quello, non, l'ingegnere, siccome doveva andare via, dice che non si assumeva la responsabilità di dare... L'ingegnere è il dirigente comunale. Guarda che è più facile.